Questo video è in collaborazione con Fantasia Store, Grande Inverno e La Z Car Trading, dove inserendo i codici riportati in descrizione potrete accedere alla vostra percentuale di sconto. E con il Keyforge Network e Keyforge Italia. Buona visione! Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Dopo i tornei di Città di Castello e l'ITE di Roma, che mi hanno fatto vivere due splendide esperienze assieme a molti altri forgiatori, il team GG, in collaborazione con uno degli sponsor del canale, ovvero la Z Car Trading, troverete i link in descrizione, hanno deciso di organizzare la loro versione del Voltour che ha raggiunto in pochi giorni vette che hanno dell'incredibile. Terzo in ordine di grandezza dopo il Voltour di Bologna e il Nazionale di Modena, vorrei far notare che questi ultimi sono eventi ufficiali organizzati dalla casa madre e primo assoluto al mondo per dimensioni dopo l'emergenza dovuta alla pandemia globale, in provincia di Firenze, nella vicina cittadina di Sesto Fiorentino, il 2 e 3 ottobre avrà luogo il Keyforge Live. Ma di cosa si tratta? Scopriamolo assieme, addentrandoci più nel dettaglio, esplorando tutti gli eventi che si terranno durante queste due giornate interamente dedicate a forgiare chiavi. Andiamo a dargli un'occhiata. A soli 20 minuti di macchina dalla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella in Firenze, facilmente raggiungibile anche con mezzi pubblici, confermata Gramsci 05, servita dagli automezzi numero 2, 28 e 86, e treni, 11 minuti con tappa finale Firenze-Castello, distante 800 metri dal punto di interesse, presso l'Accademia Shotokan Firenze, che ospiterà gli scontri che si susseguiranno durante le due giornate, lo stabilimento dove si terrà il torneo sarà diviso in due settori ben distinti. La parte interna, dove un grande spazio di 250 metri quadri ospiterà fino a tre file di tavoli da 40 forgiatori l'una, la presenza dello shop della Z Car Trading, pronto a soddisfare qualsiasi richiesta dei presenti, e la zona streaming che verrà affidata al sottoscritto, e la parte esterna, dove un food truck richiesto per l'evento rifocillerà i molti giocatori stremati dalle battaglie che combatteranno. Con la straordinaria presenza di 120 forgiatori che verranno da ogni parte d'Italia e con una piccola rappresentanza proveniente da Spagna, Francia e Portogallo, il Keyforge Live sarà l'evento privato più grande mai organizzato al mondo. Ma vediamo come si svolgerà e quali saranno le attività che potrete trovare una volta coinvolti in questo turbinio di eventi. Essendo due giornate ben definite, in ognuna di esse ci sarà un main event. Quindi sia sabato 2 che domenica 3 ci sarà un evento principale. Questi ultimi si svolgeranno rispettivamente per la prima giornata in modalità Arconte per i turni di Svizzera con variante Adaptive per chi accederà alla top 16 del torneo. E per la seconda giornata in variante Uprisal per la Svizzera con top 16 variante Adaptive. Se siete dei nuovi forgiatori che stanno iniziando a muovere i primi passi sul crogiolo e non avete ben afferrato il concetto della modalità e delle varianti da torneo in Keyforge, nessuna paura. Cliccando sulla scheda appena apparsa in questo momento troverete il video dedicato che ne parlerà nello specifico. I main event inoltre saranno scadenzati da orari, che vedranno per il primo giorno 4 turni di Svizzera della durata massima di 35 minuti l'uno fino all'una, pausa pranzo fino alle 2, tornare a forgiare nel quinto e sesto turno con conseguente annuncio della top 16 fino alle 15:20, inizio della top alle 15:45 e l'atto finale che decreterà la vittoria del forgiatore migliore del torneo della prima giornata prevista per le 20:15.
Per la seconda data ci saranno sempre i soliti 4 turni di Svizzera da 35 minuti l'uno fino alle 12.30, pausa pranzo fino alle 13.30, riprendere gli unici e prepararsi alla battaglia per il quinto e sesto turno, con conseguente annuncio della top alle 14.50, inizio della top 16 alle 15.15 e finale per decretare il miglior forgiatore della seconda giornata prevista per le 19.45. Oltre ai main events saranno presenti anche gli immancabili side events, che vedranno nella giornata di sabato un torneo in modalità Sealed, variante Uprisal, con mazzi a scelta tra i primi tre set, il richiamo degli arconti, l'era dell'ascensione e mondi in collisione. Nella giornata di domenica, invece, sarà previsto un doppio appuntamento. Il classico evento secondario principale, che prevedrà la modalità Sealed con mazzi a scelta tra tutti e cinque i set, il richiamo degli arconti, l'era dell'ascensione, mondi in collisione, mutazione di massa ed ondata oscura, e l'hardcore side event Metapod, con modalità arconte variante tripletta best of three. Pensato e dedicato ai veterani della forgia, con un numero chiuso massimo di 16 giocatori. Anche qui i vari side saranno scadenzati da orari ben specifici. Per l'evento secondario di sabato, l'inizio della forgiatura avverrà alle 16, con termine previsto per le 20.45, dopo 6 turni di Svizzera annunciati della durata di 45 minuti l'uno, senza top. Per i side di domenica, invece, il primo avrà inizio alle 15.30 con conclusione prevista per le 20, anche qui con 6 turni previsti di Svizzera della durata di 45 minuti l'uno, senza top, mentre per il Metapod si partirà dalle 15.30 con 4 turni di Svizzera da 70 minuti l'uno, anche qui senza top. Come se non bastasse, oltre agli eventi appena menzionati, saranno presenti dei piccoli tornei autogestiti che andranno da un minimo di 4 giocatori fino ad un massimo di 8, che potranno partire con qualsiasi formato e variante si riterrà più opportuna utilizzare. Questi prendono il nome di POD e saranno presenti per entrambe le giornate su richiesta dei partecipanti. Inoltre, sia questi ultimi che i side events produrranno una classifica giornaliera di entrambe le date, dando la possibilità anche ai migliori classificati di questi tornei minori di accedere a fantastici premi. Ora vediamo uno dei punti più importanti che riguarderanno la possibilità di riuscire a partecipare a tutto questo. Si sta parlando dei biglietti di accesso. Sul sito del Keyforge Live, link in descrizione, nella sezione biglietteria potrete trovare tutto l'occorrente per avere a disposizione il biglietto che più si adatterà alle vostre esigenze. Oddio, non proprio tutto, dato che le prevendite dell'intera durata del torneo sono andate sold out praticamente in pochi giorni. Ma se dovessero liberarsi dei posti, sappiate che il biglietto Premium Pass dal costo di 65€ prevedrà la partecipazione automatica ad ogni main event, 3 tokens validi per la partecipazione ad un pod ciascuno, un kit di benvenuto, il quale contenuto lo scoprirete da voi, e la t-shirt che riporterà il logo del Keyforge Live. Mentre invece, se non sarete interessati ad aderire al torneo principale, potrete partecipare liberamente ai 3 side events, dal costo rispettivo di 10€ per quello di sabato e 15€ per entrambi quelli svolti di domenica, e al pod, dal costo di 5€ più eventuali mazzi se il mini torneo si svolgerà in modalità Sealed. Se non sarete riusciti ad acquistare il biglietto, invece, avrete comunque la possibilità di comprarne uno in loco, dal costo di 5€, che vi permetterà di usufruire di tutti gli eventi secondari che vorrete al rispettivo costo di iscrizione. L'ingresso sarà comunque soggetto a disponibilità di spazio. A proposito di Sealed, la domanda a questo punto potrebbe sorgervi spontanea.
A quanto ammonterà il costo dei mazzi unici se si vorrà giocare in quest'ultimo formato? Sia per acquisti personali, sia per acquisti legati a tornei, che per scambio di buoni premio, il costo dei mazzi sarà sempre lo stesso. Il richiamo degli arconti e l'era dell'ascensione verranno venduti a 2 euro per singolo unico. Mondi in collisione verrà venduto a 4 euro per singolo unico. Ed infine mutazione di massa ed ondata oscura verranno venduti ad 8 euro per singolo unico. Tutti gli acquisti potranno inoltre essere effettuati sia in contanti che tramite PayPal. Essendo comunque un torneo che si svolgerà in 2 giornate, gli organizzatori dell'evento hanno pensato anche di mettere a disposizione delle convenzioni per ogni forgiatore. Infatti, mandando una mail all'indirizzo infodeltaflorence.com specificando che si è partecipanti al Keyforge Live, riceverete delle tariffe agevolate. In descrizione, attraverso il sito del live, nella sezione Dove dormire, troverete tutte le informazioni al riguardo. Scopriamo ora l'ultimo argomento che sono sicuro attirerà l'attenzione di molti forgiatori che saranno presenti ai vari main, side event e pod in queste 2 giornate all'insegna del nostro gioco di mazzi unici al mondo. Di cosa sto parlando? Vediamolo assieme. Il monte premi per ogni torneo principale o secondario prevedrà, per i main event del primo e secondo giorno, per il primo classificato il trofeo specificatamente creato per l'occasione, un box de Il richiamo degli arconti, un box di L'era dell'ascensione, un box di Mondi in collisione, un box di mutazione di massa, una maglietta personalizzata del vincitore del torneo, un playmat brandizzato Keyforge Live Firenze, dei premi aggiuntivi gentilmente offerti dal Keyforge Network e diversi accessori di casa Asmodee. Per il secondo classificato, un box de Il richiamo degli arconti, un box di L'era dell'ascensione, un box di Mondi in collisione e diversi accessori di casa Asmodee. Per il terzo classificato, un box de Il richiamo degli arconti, un box di L'era dell'ascensione e diversi accessori di casa Asmodee. Per la top 8, un mazzo de Il richiamo degli arconti, un mazzo di L'era dell'ascensione, un mazzo di Mondi in collisione, un mazzo a scelta tra mutazione di massa ed ondata oscura, ed unicamente per il quarto classificato alcuni accessori di casa Asmodee. Per la top 16, un mazzo de Il richiamo degli arconti, un mazzo di L'era dell'ascensione ed un mazzo di Mondi in collisione. Per i side events del primo e secondo giorno, i premi verranno consegnati come buono sconto da utilizzare per qualsiasi oggetto presente al banco della Z Car Trading e sarà così suddiviso. All'X0, ovvero colui che non avrà perso neanche un incontro, andrà il 25% del montepremi. All'X1, ovvero colui o coloro che avrà o avranno perso solo un match, andrà il 40% del montepremi. All'X2, ovvero colui o coloro che avrà o avranno perso 2 incontri, andrà il 35% del montepremi. Per il Metapod, presente solo nella giornata di domenica, il montepremi sarà considerato in base al raggiungimento dei 16 giocatori. Al primo classificato, 130 euro di buono sconto. Al secondo classificato, 70 euro di buono sconto. Al terzo classificato, 40 euro di buono sconto. Infine, per i vari pod,
l'intero costo di iscrizione per singolo evento verrà messo a montepremi sotto forma di buono sconto. E saranno gli stessi partecipanti a decidere come ripartire le vincite all'interno del torneo. I buoni sconto, inoltre, potranno essere spendibili per l'acquisto del sesto set di Keyforge, Winds of Exchange, non appena esso verrà rilasciato e venduto liberamente. Tutto sarà comunque disponibile e messo nero su bianco visitando il sito del Keyforge Live, che ripeto potrete trovare in descrizione. Ultima cosa, ma non per importanza, sarà ricordarsi di portare con sé il biglietto di accesso più importante, ovvero il Green Pass, senza il quale non potrete accedere all'interno della struttura ed essere automaticamente esclusi dai giochi. Quindi portatevelo dietro in più copie, cartacea, digitale, basta che all'entrata mostrerete il codice QR che vi permetterà l'ingresso e vi aprirà le porte a questo evento che si prospetterà essere davvero unico nel suo genere. Volevo inoltre aggiungere che il supporto tecnologico e il design dell'intero evento sono stati curati da Nick Cloggin, membro del team Token Events, ideatore originario del Keyforge Live, e da una divisione della Double Bill Rolled. Inoltre saranno presenti il già menzionato Keyforge Network, che parteciperà al montepremi del Main Event, e il Keyforge Universe. Per entrambi vi lascerò il sito per i primi e la pagina Instagram per i secondi, come sempre in descrizione. Infine, il sottoscritto curerà la parte dello streaming, in compagnia di molti forgiatori, esperti e non, che si susseguiranno per tutta la durata dell'evento. E voi, sarete curiosi di vedere come si svolgeranno più da vicino queste due giornate? Scrivetemelo nei commenti, o addirittura prendete la palla al balzo e recatevi dove numerosi forgiatori si daranno battaglia per decretare la loro supremazia e conquistare, ed infine aprire, le numerose cripte presenti sul crogiolo. Vi aspetto! Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per non farvi sfuggire la pubblicazione dei nuovi video, lasciare un like e commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici. In più, in descrizione potrete trovare la wiki e la pagina di Keyforge Italia con tutte le carte aggiornate ad ondata oscura, che potranno tornarvi utili quando, durante una partita, verrà qualche dubbio sul come risolvere alcuni effetti. Per ogni carta, infatti, ci sarà una sezione dedicata dove troverete le risposte che cercate. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.